mettere in rete tutte le aree protette d'Abruzzo, rendendole più fruibili a livello nazionale. Per farlo, Regione Abruzzo stipula un accordo con una rivista specializzata, edita da oltre 20 anni, The Rerum Natura, che esce con un numero speciale, tutto dedicato alla nostra regione. È un primo strumento che tra l'altro non nasce oggi, The Rerum Natura viene pubblicata da 23 anni, abbiamo pubblicato più di 4.000 pagine, 500 articoli, migliaia di foto per lo più inedite, articoli all'inizio diciamo sulla gestione delle piccole aree qui in Abruzzo, poi negli anni anche articoli su altri parchi in Italia, anche fuori, abbiamo ospitato addirittura il parco dell'Antartide, dell'Himalaya, ci sono esperti delle università specializzate nel mondo accademico delle aree protette che ci offrono i loro contributi e noi divulghiamo per parlare di natura protetta. Una vetrina che implementerà il numero di visitatori anche grazie all'attivazione di laboratori didattici, programmi dedicati alle scuole e ovviamente articoli dedicati alle bellezze d'Abruzzo. Culturalmente l'Abruzzo è fatta di tante piccole realtà che vogliono conservare dei privilegi e quando si allarga e si perdono questi privilegi ci sono resistenze. Per fortuna c'è stato uno sviluppo culturale, un'elevazione culturale della nostra realtà regionale e fino ad oggi siamo riusciti a concretizzare, con oggi concretizziamo un grande risultato. Questo sarà un punto di partenza di una nuova fase che prevederà una capacità di promozione della nostra area, tutti insieme delle riserve e dei parchi, che è molto più adeguata rispetto a quella che si faceva nel passato.